Buongiorno, oggi parleremo degli angoli. Per capire cosa è un angolo è necessario ricordare cosa è il piano e cosa è una semiretta. Ecco, questo qui è un piano. E questo è un piano su cui giacciono i tre punti A, B e C, scritti con le lettere maiuscole. Quindi potremmo dire che il piano è come il foglio o la scrivania e potremmo anche dire che sul piano giacciono i punti e la retta e le semirette. E ora ricordiamo cosa è una semiretta e dove ha origine? Questa è una retta dove ad un certo punto arriva il punto O che divide la retta in due semirette. Quindi le due semirette hanno una origine, un inizio nel punto O, ok? E non hanno una fine perché c'è il tratteggiato. Il punto O va a dividere la retta in due semirette che diventano indipendenti l'una dall'altra. Ho un angolo quando due semirette hanno in pratica origine nello stesso punto. Quindi un angolo è una parte del piano che è compresa tra due semirette che hanno la stessa origine O. Potremmo quasi dire che è il cambiamento di direzione di una linea. Ma non confondiamo il tragitto, il percorso della linea con l'angolo. L'angolo è lo spazio tra delle due semirette, la parte di piano, quello indicato con la freccia rossa. Ecco, vediamo la terminologia corretta. Allora, le due semirette si chiamano lati. Le due semirette si incontrano in un punto che si chiama vertice. E lo spazio di piano compreso tra le due semirette, quindi la grandezza dell'angolo, si chiama ampiezza. Ma come si può misurare l'ampiezza dell'angolo, lo spazio di piano tra i due lati? Con uno strumento fatto apposta. Il goniometro è lo strumento che misura l'ampiezza degli angoli, che si misura in gradi. L'angolo retto misura 90 gradi. L'angolo acuto misura meno di 90 gradi, quindi è minore dell'angolo retto. L'angolo ottuso misura più di 90 gradi, quindi è maggiore dell'angolo retto. L'angolo piatto misura 180 gradi e quindi è il doppio dell'angolo retto. L'angolo giro misura 360 gradi, quindi è il doppio dell'angolo piatto. Ma l'angolo giro di 360 gradi vale anche come quattro angoli retti che misurano 90 gradi ciascuno.